precedente esploravamo usando banchi di legno. Ma siamo qui, buon pomeriggio Riccardo Di Gasparro, come sempre in diretta ad illuminare il vostro cammino, signori. Il vate Riccardo Di Gasparro qui per voi, ok? A parte queste presentazioni epiche che mi piace fare da solo, mi auto-elevo, il mio inconscio sente, eccetera, eccetera. Nel frattempo che aspetto che vi connettete, io come sempre smanetto un attimino, mi preparo alcune cose qui al PC, no? Questo è dell'articolo di stamattina. Tra l'altro, vabbè, volevo fare i complimenti a un'azienda nuova che stava nascendo, però meglio di no, perché sennò poi molti iniziano a millantare cose e non mi va, quindi me lo tengo per me. Dov'è la tempistica della mia diretta? Che io non guardo mai gli orologi. Oh, eccola qua. Perfetto, tutto in inglese. Facebook, ah, tra l'altro, se volete imparare l'inglese. Ciao Rosetta, ciao a tutti. Se volete imparare l'inglese, mi raccomando, quantomeno partite dal mettervi Facebook in inglese, cioè così vi abituate a leggere le cose in inglese. Questa è una mossa molto semplice quanto estremamente produttiva. Chi parla inglese, madrelingua che mi seguono, eccetera, eccetera, può confermare, bisogna partire da queste piccole cose per poi saper arrivare, per poi pretendere di arrivare ai livelli più alti. Allora, oggi parliamo del quinto principio di Napoleon Hill, la conoscenza specialistica. Io ovviamente adesso vi parlo della conoscenza specialistica che intende Napoleon Hill, ma ve la applico al network. Voi dovete essere, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, vedo che state entrando. Voi dovete essere molto intelligenti nel tradurre poi, nella saper adattare quello che vi dico alla vostra attività di network, al vostro momento, eccetera, eccetera. Partiamo un attimo dalla radice, dalla fonte. Innanzitutto, voi avete letto Napoleon Hill? Cioè, voi avete studiato questo libro? Napoleon Hill, pensa e arricchisci te stesso? Il mio si è addirittura sporcato nel tempo, è tutto sottolineato, ci sono delle cose spettacolari all'interno di questo libro che tra l'altro è uno dei 10 libri più venduti al mondo di tutta la storia dell'umanità. Cioè Napoleon Hill, pensa e arricchisci te stesso, questo libro è la Bibbia della crescita personale, della visualizzazione, dell'arte di saper fare le cose, ha ispirato un botto di formatori, ci sono state veramente. Ci sono tante storie su Napoleon Hill, che tra l'altro è nato il 26 ottobre, io sono nato il 27, quindi lo scorpioncino pure lui, vi attaccate tutti, perché siamo dei geni noi scorpioni. E quindi insomma c'è tanto da imparare, c'è veramente tanto da leggere e da apprendere. Mi raccomando però, due consigli utili, un consiglio, due consigli, quello che mi viene in mente al momento. Prima di iniziare a parlare della conoscenza specialistica, che è un argomento interessantissimo, mi raccomando, quando comprate pensa e arricchisci te stesso, che tra l'altro l'ho anche inserito nella lista dei migliori libri da leggere nel network marketing. Se cercate su Google c'è la mia lista di 40 libri suggeriti. Quando leggete Napoleon Hill, mi raccomando, la prima volta leggetelo con molta attenzione e cercate di studiarlo bene come si deve, ok? Ma mi raccomando, leggetelo una seconda volta e poi una terza volta. Solo questo libro, voi dovete dare retta a Riccardo Di Gasparro e non ai cyber guru che trovate online. Questi libri come questi, soprattutto questo, per i primi 2 o 3 anni nella vostra attività, eccetera, eccetera, andrebbe letto almeno 2 o 3 volte all'anno, quindi una volta ogni 4 mesi. 4, 8, 12, sì, una volta ogni 4 mesi. Se poi vi pesa tanto leggere e studiare, perché avete magari subito un po' l'influenza dei vari ominidi,
italiani che vi circondano, leggetelo due volte all'anno, ma mi raccomando, leggetelo perché la prima volta capirete delle cose. Tra 6 mesi andrete a rileggerlo e vi sembrerà un libro totalmente nuovo e direte: porca vacca, ma sta cosa non l'avevo assolutamente notata prima, come mai l'ho letta adesso e prima no? Semplicemente perché prima non eravate pronti per ricevere quell'informazione, per assorbire quell'informazione. Magari 6 mesi dopo che avete fatto un percorso siete pronti e allora il vostro cervello si apre, si illumina e si rende disponibile ad apprendere, ad assorbire una nuova informazione. Questa, ragà, signori, è la Bibbia. Pensa e arricchisci te stesso, va studiato. Dovreste impararlo a memoria, non andar retta a tutte quelle cazzate di libri che leggete su le strategie, su come vincere nel network e le abitudini. All'inizio volete stravolgere tutte le vostre abitudini, non è semplice, quelle sono cose più avanzate. Iniziate e più complesse, tra l'altro, perché se non cambiate la vostra mente, cioè questo, non cambierete mai abitudini. Quindi partite prima dal lavoro mentale, poi dedicatevi a tutto il resto. Io ve lo dico, poi a una certa, come diciamo noi qui a Lyon, ragazzi, cioè fate un po' come vi pare, ok? Io sono dopo 10 anni di carriera e network mangiato every single day, tutti i giorni, vi dico che dovete partire dal vostro mindset, dal migliorare il vostro atteggiamento mentale, perché sennò le abitudini inutili non le cambierete mai. Dovrebbe essere una conseguenza comprendere alcune cose, ma capisco che purtroppo gli ominidi che vi circondano vi attaccano in continuazione di tutte inutili informazioni e vi rovinano il percorso e contribuiscono a tirar fuori le paturnie. Che cosa mi state mandando? Sì, mi sono tagliato i capelli. Mi sono tagliato i capelli. Ah, altra cosa, sì, un diamond nuovo. Altra cosa, vedo che state taggando. Bravi, taggate, cliccate like, cose, fate vedere questa live ai vostri distributori, mi raccomando, dategli il sapere. Due parole sul taglio di capelli, che potrei farvi un training solo su sta roba qui dei capelli. Il training dei capelli, vi faccio un training di 6 giorni solo su questo. Voi dovete fottervene del giudizio della gente. Io prima avevo i capelli lunghi, più lunghi, ho sbroccato e me li sono tagliati, punto. Non sto a pensare al giudizio degli altri, ma piaccio, ma non piaccio, oddio, magari mo quelli parlano male di me e quello mi vede con i capelli corti e quello così, ma che me ne fotte a me di tutte queste cose? A me mi andava, di tagliarmi i capelli. Non potete capire come sta dormendo mio figlio, sembra l'esorcista in questo momento, assurdo. Speriamo non si svegli perché stai in una posizione veramente incredibile. Comunque, ho fatto la stessa cosa pochi giorni fa. Sì, Marzi, assolutamente sì, dovete fottervene del giudizio della gente. Io sto qui online e mi faccio vedere così. Non me ne fotte nulla, voi dovete vivere la vostra vita, ragazzi, signore e signori. Dovete vivere la vostra vita e non dovete farvi influenzare dagli ominidi che vi circondano, dal giudizio della gente. Fottetevene, seguite il vostro stomaco, il vostro intuito, imparate a seguire prima voi stessi. Poi riuscirete a insegnare agli altri che cosa cavolo dovrebbero fare o meno nella loro vita. Ok, in teoria dovrebbe essere una normalità questo, ma sappiamo bene che non è. Comunque, a parte questi due training che vi ho fatto prima del training, anzi, mi faccio pure un goccetto di tè, va. Per capire quanto è vuota la nostra galassia, pensate che quello più vicino è Andromeda, che ha 2 milioni di anni luce. Adesso è il voto di collisione. Alla vostra. Allora, io adesso vi leggo proprio un paio di cose. Queste sono le mie cose sottolineate, perché Di Gasparro studia e applica prima di insegnarvi le cose e venire qui a fare il mentor online, nei video, nelle live, eccetera, eccetera, ok? Grazie Giorgia, grazie mille. Allora, conoscenza specialistica, sta roba qui, questo capitolo qui è molto importante, poi se mi va e mi gira bene magari approfondiremo insieme anche altri capitoli di Napoleon Hill, eccetera, eccetera. Comunque, cosa c'è da imparare da questo cavolo di capitolo che è estremamente importante? Per Sinario Maria Cristina, io intanto li ho fatti viola fucsia i capelli, ma sì, che te frega?
Ma sì, brava, ma ti piacciono fucsia e viola? Fatevi di fucsia e viola, ma che ve ne frega? Sì, va bene così, sentitevi liberi. Basta con queste paranoie mentali, ok? Comunque, parliamo di cose importanti. Conoscenza specialistica. Quinto capitolo. Allora, cosa dice Napoleon Hill? Vi sono due tipi di conoscenza, poi ve le argomento. La prima è la conoscenza generica, la seconda è la conoscenza specialistica. Cosa c'è da dire su questa frase di Napoleon Hill? Ho sottolineato, io prendo solo quello che ho sottolineato io, perché sennò dovrei farvi un training di 7 giorni solo su questo capitolo, perché è veramente troppo importante. Allora, dovete capire che se voi approcciate il network marketing in modo generico, o comunque approcciate il discorso della formazione personale, della crescita personale, del mondo della leadership in modo generico, voi non caverete fuori un ragno dal buco, perché un atteggiamento generico non è utile come un atteggiamento invece specialistico, specializzato. Infatti ci sono due tipi di conoscenza, dice Napoleon Hill, ve lo ripeto, la prima è generica, la seconda è specialistica. Voi, se avete nozioni nella vostra testa, se mettete nozioni generiche sul network, fate un po' di quello, leggete un mezzo articolo di Riccardo Di Gasparro su, che ne so, la Bocconi di Milano, piuttosto che sulla Harvard Business School, se spizzicate, se mangiate un pochino a destra e a sinistra, ma non vi specializzate in quello che fate, voi non avrete mai successo. Non a caso io oggi ho raggiunto i miei livelli di successo, eccetera, eccetera, perché sono uno specialista. Io parlo di network marketing, punto. Il mio blog è primo in Europa perché parla solo di network marketing, è specialistica. Mi sono specializzato. Io conosco ogni angolo e sfaccettatura dopo 10 anni di carriera del network marketing. Molti di voi potrebbero farmi l'obiezione, ma io 10 anni di carriera non ce l'ho, Adica Spa, ma io diamante non sono, ma io... Pippe mentali. Voi preoccupatevi di iniziare a specializzarvi oggi nella vostra attività di network marketing, perché se approcciate il business di network in modo generico non ce la farete mai. Cosa intendo per specializzazione? Parliamo di questa cosa. Contatti. Come generare contatti online? Come generare contatti offline? Come generare contatti attraverso le chat, Messenger, WhatsApp, vendere prodotti? Non lo sapete fare ancora al 100%? Avete qualche lacuna? Ne basta anche solo una di lacuna. È per questo che voi ancora non avete raggiunto il successo. Voi dovete diventare degli specialisti, dovete specializzarvi e dovete abbandonare un atteggiamento generalistico di approccio nei confronti del network. Io vi applico, vi racconto Napoleon Hill e ve lo applico al network in modo semplice, pratico e spiccio, come piace a me, per farvelo capire. Però cercate di attivare, ok, i vostri neuroni il più possibile, perché queste sono cose che fanno la differenza. Funziona anche nel brand positioning, discorsi di marketing, le attività che hanno più successo, vi dico anche questa, le attività che hanno più successo nel mondo del business in generale sono le attività specializzate, che vendono solo una cosa, che si sono specializzate solo ed esclusivamente in una cosa, ok? Quindi, se questo è un dato di fatto ed è vero e si può applicare la conoscenza specialistica a 360 gradi, è vero quindi che la possiamo applicare, questa conoscenza specialistica, anche al network marketing. Quindi, buon pomeriggio Monica, buon pomeriggio a tutti. Quindi, se voi non vi siete specializzati ancora nel network marketing, tipo se qualcuno vi fa delle obiezioni non sapete rispondere, se qualcuno vi fa una domanda sul piano compensi rispondete a metà, se qualcuno vi fa una domanda specifica su una linea di prodotti che gestite, che avete, rimanete un po' così. Se voi non sapete fare assistenza al cliente, seguire il cliente dopo che ha acquistato, se vi mancano ancora qualche, se vi manca qualche tassello da questo punto di vista, è molto probabile
che voi non vi siete specializzati in quello che fate, che voi vi manca qualche tassello. Il successo pretende la specializzazione. Questa live, sto video vale un sacco di soldi oggi, ok? Cercate di sfruttarlo con molta intelligenza. Voi dovete specializzarvi, dovete essere degli specialisti in quello che fate. La formazione nel network vi serve anche nella vita, per quello dico nel network marketing è vita. Perché se capite questo concetto, voi che fate network oggi come oggi, che mi devo specializzare, che devo sapere bene tutto, se poi come Riccardo Di Gaspare in futuro avete obiettivi di aprirvi pure una catena di fast food vostra di qua e di là, capite bene che approccerete proprio il business in modo diverso. Io infatti già so che la mia catena di fast food farà i miliardi solo ed esclusivamente in Italia, già a partire da qua. Io faccio i miliardi in Italia, è sicuro, è garantito, perché ci sono una valanga di imprenditori e una valanga di leader nel mondo del network marketing che queste cose non le sanno, e nonostante questo sono riusciti pure a fare dei soldi. Quindi figuriamoci io che queste cose le so e le insegno, dove posso arrivare. Fiducia in voi stessi, questi sono tutti i training nel training dei training del training che vi faccio. Cioè, avete agganciato, se voi dovete comprendere la il discorso di sapersi specializzare. Questo è fondamentale. No alla generalità, no ai generalisti, ma sì agli specialisti. Voi dovete sapere meglio di chiunque altro che cavolo è la vostra attività di network, che diavolo è, che cavolo di vantaggi ha il vostro piano di compensi. Voi dovete conoscere meglio di chiunque altro i vostri prodotti. Voi dovete conoscere meglio di chiunque altro il vostro metodo di lavoro. Perché la conoscenza specialistica viene applicata a una ruota del successo che avete in azienda, ai passi da seguire che i vostri leader vi dicono per avere successo. È lì dentro che si racchiude, che è racchiusa la conoscenza specialistica. Dovete conoscere il vostro sistema e la vostra attività meglio di chiunque altro. E dovete farla finita, signori, è ora di finirla, di approcciare il network marketing in modo vago, in modo generalistico, che studiate un po', fate un po', vi vedo una vita barzotta. Cioè, raga, non funziona così, non avrete mai successo. Io mi sono specializzato e ve lo dimostra, a parte la carriera che ho fatto nel mondo del network marketing io, ma ve lo dimostra anche in una cosa che ho fatto, che è il blog. Io non ero un esperto di search engine optimization, ma chi cacchio aveva mai messo un piede in un blog? Io non sapevo manco che era un hosting. Eppure mi sono messo lì e ho detto: voglio rompere il culo a tutto il mondo. Io voglio essere il numero uno con il blog numero uno al mondo, nel mondo del network marketing. Porca vacca, a distanza di 2 anni sono il numero uno. Perché? Perché non c'è nessuno che sia specializzato nella storia del network marketing come il signor Riccardo Di Gasparro sul SEO per networker, aprire appunto, capire il discorso di SEO, mettere in piedi un blog per networker, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono specializzato partendo da zero, quindi vi sto dicendo questa cosa per smontarvi la paranoia che avete in testa, l'obiezione che sicuramente avete in testa, che voi siccome ancora non avete raggiunto il successo, allora tante cose non le potete fare, e allora eccetera, eccetera, eccetera. Non è vero. Potete fare tutto quello che volete. Voi su questa vita, in questa vita, su questo pianeta, potete realizzare qualsiasi cosa vi passa per la testa, però vi dovete specializzare. Per quello vi dico che è un discorso che poi può essere preso a 360 gradi. Riuscite a capire questo discorso importante che vi sta facendo oggi Riccardo Di Gasparro? Perché queste cose che vi insegno io non ve le dice nessuno, né in Italia, né in Europa, né nel resto del mondo. Quindi fidatevi che dopo averle applicate per tanti anni ha un senso, queste cose hanno un senso. Io le dico per voi, se seguite le cose che vi dico, le applicate, se date retta alle cose che cerco di insegnarvi ogni volta, fidatevi che il vostro percorso nel mondo del network marketing cambierà, si stravolgerà solo con sta roba gratuita che vedete, ok? Già questa vi basta e vi avanza.
però dovete darvi una svegliata. Questa è la prima parte. Vediamo un po', avete fatto qualche domanda? Perché io poi quando parto random mi sa di no. Ho letto 5 volte questo libro e sono alla sesta. Non sarà l'ultima, perché ogni volta leggo cose diverse. Leggo cose diverse, formazione pura. Sì, è così. È così, Salvatore ha detto una delle cose più giuste degli ultimi tempi online. L'ha confermato. Vedete che quello che vi dice Riccardo Di Gasparro è la verità? Che funziona, e molti di voi testimoniano che quello che dico funziona, è vero, è applicabile, è duplicabile, è semplice, è così. Limitatevi a farlo. Punto. Una volta girata pagina, questo lo trovate se vi comprate Napoleon Hill, pensa e arricchisci te stesso. Non guadagno un euro da queste cose, ok? Quindi ve lo dico per voi, io ho altre fonti di guadagno. Girando pagina c'è una cosa importante che secondo me pure questa qui è da dirvi. Allora, potete procurarvi tutte le conoscenze che volete, dice Napoleon Hill. Questo è un altro concetto molto semplice quanto complesso. Voi siete nell'era dell'informazione, guarderete questo video tra 5 anni, tra 10 anni sarà ancora peggio, sarà ancora più era dell'informazione, tutto quanto. Voi solo, sì Laura, devi leggerlo, se non hai letto Napoleon Hill, porca vacca, lo devi leggere, cioè non fate scherzi. Non è mai troppo tardi per crescere, assolutamente no. Una persona di 71 anni mi ha lasciato un commento sul canale YouTube, meraviglioso, anche a 71 anni si può ripartire tranquillamente, addirittura mettersi a studiare network marketing offline e online, quindi dipende da voi, ok? Cosa vuol dire, cosa intende Napoleon Hill con potete procurarvi tutte le conoscenze che volete? Voi siete nell'era dell'informazione, noi siamo nell'era dell'informazione. Anche questi incontri gratuiti che vedete con me, che fate con me, che sono ricchi di contenuti eccetera eccetera, che vi costa guardarli? Cioè alla fine cos'è questo sforzo? Basta avere una connessione internet, il vostro account Facebook, cliccate segui Riccardo Di Gasparro sulla fanpage, ogni volta vi ricevete le notifiche, pure sul canale YouTube vi attivate le notifiche, ogni volta che io esco con un video vi formate, venite ad ascoltare di qua e di là. Alla fine tutto questo cosa costa? Cioè tutta sta roba qui, che sforzo è? Cos'è che vi può impedire oggi come oggi in Italia, in Europa, in Occidente, ok, nel nostro ricco Occidente, cosa vi può impedire di formarvi seriamente? Nulla. Eppure molti di voi non lo fanno, lo danno per scontato, perché non riescono a capire che invece devono specializzarsi e devono essere persone intelligenti, devono migliorare il loro approccio al business. Io di queste dirette, live che faccio, a volte neanche lo mando l'annuncio, tipo che sto per entrare in live. Quando mi va lo scrivo, quando non mi vanno lo scrivo, per il semplice fatto che io voglio parlare, voglio essere ascoltato in diretta, nei miei video, eccetera, eccetera, solo ed esclusivamente da quelli svegli che se lo ricordano da soli, che quando ci sono le dirette, in questo caso di Riccardo Di Gasparro, si connettono. Poi a volte vi avviso, a volte no. Ma io non mi preoccupo di questa cosa, ci sono molti miei distributori. Voi dite, tu sei Riccardo Di Gasparro, il blog più seguito, sei diamante, hai fatto quell'altro, ma non ti seguono. Certo, non mi seguono. Non tutti mi seguono. Questo è normale. Io attraverso la mia crescita personale riesco a capire che è normale, eccetera, eccetera. Ma capite che la stragrande maggioranza delle persone fa queste cazzate e voi non dovete fare queste cazzate? Voi non dovete comportarvi come si comporta la massa? Bensì voi dovete specializzarvi e dovete invece capire che nell'era dell'informazione, se siete svegli, potete accedere a tutta la qualità di informazione che potete, che dipende soltanto da voi. Cioè non deve arrivare Riccardo Di Gasparro a dirvi queste cose, ragazzi e ragazze, sì o sì ori. Cioè non, veramente tutto sta a darsi una svegliata. Altra cosa importante,
È utile sapere come acquisire le conoscenze. Decidete innanzitutto che tipo di nozioni specifiche vi servono e l'obiettivo per cui le adopererete. In una frase, ti seguo io che sono di un altro network, Martina. Sì, ma siete in tantissimi, di tantissimi network. Mi seguite, voi vi meravigliate perché come è possibile, i tuoi distributori quindi non ti seguono e io che so di un altro network ti seguo. Sì, è così, succede, è la normalità. Decidete innanzitutto che tipo di nozioni specifiche vi servono e l'obiettivo per cui le adopererete. In questa frase ci sarebbe un altro training da farvi di 8 mesi. No, questo Napoleon Hill cosa vi vuole dire? Che voi dovete fare prima una ricerca delle informazioni che vi servono, cioè dovete autoanalizzarvi. Io nell'industria del network marketing chi sono? Se qualcuno mi fa una domanda specifica su X o Y discorso, so rispondere? Sì, non mi specializzo ancora di più. No, mi devo specializzare. Cioè dovete autoanalizzarvi e attraverso l'autoanalisi dovete capire di quale tipo di informazione avete bisogno e quindi continuare ad andare avanti nel processo di specializzazione. Riuscite a capire che è tutto collegato? Vi serve inoltre capire l'obiettivo per cui vi adopererete a fare questo e vi serviranno queste nozioni. L'obiettivo finale vostro qual è? Voi dovete rendervene conto, qual è l'obiettivo finale del perché voi dovreste stare qui a seguire Riccardo Di Gasparo piuttosto che a leggervi un libro, piuttosto che a comprarvi corsi online, piuttosto che a seguire corsi fisici sul campo? Cioè perché? Perché voi dovreste fare certe azioni? Perché voi avete stabilito che dovete fare certe azioni? Cioè qual è il motivo? Vi sembrerà una cazzata, ma molti si muovono come le navi. Non esiste marinaio che non sappia dove andare, come se molti si muovono come se avessero una nave, fossero i capitani di una nave, si lanciano nell'oceano e prima o poi arriverò. No, se tu sbagli rotta, è capace che becchi pure il mare in tempesta e muori, tu, l'equipaggio e tutti quelli che ti seguono. Potrei farvi dei training veramente lunghissimi solo su questi discorsi, ok? Poi cerco di darmi una regolata perché poi pure a me sono uno che piace viaggiare col cervello, ogni volta creo live con voi tutte queste informazioni, queste cose che vi dico. Avete capito? Cioè voi perché fate network marketing? Potrei partire dall'inizio. Voi non potete approcciare la vostra vita che non sapete dove minchia state andando, ragazzi. Cioè signori, dovete darvi una svegliata. Avete un compagno, una compagna, che ci volete fare questo compagno, una compagna? Volete solo trombare? O volete mettere in piedi una famiglia? Qual è il vostro obiettivo? Perché poi molti ma io non riesco mai a costruire un rapporto serio, ma io non riesco mai ad attirare le giuste persone. Grazie al cactus. Se tu in testa hai merda e non sai che tipo di persona vuoi, l'universo continua a non capire e continuerà a mandarti merda, situazioni che non sapranno mai né di pesce né di carne. Cioè non ci vuole un genio per capire queste cose, eppure tantissime persone non lo fanno. Riuscite ad agganciare quello che vi sta insegnando Riccardo Di Gasparo, quello che vi sto dicendo oggi? Io cerco di spiegarvelo nel modo più potabile possibile. Fatemi vedere che avete scritto. Ormai fa parte delle nostre abitudini, un giorno sì, uno no, grazie. Ah, parlate delle dirette con me, video con me. Da folli veramente, che vi devo dire? Sì, anche io mi seguirei. Tra l'altro questa è una domanda intelligente che dovreste farvi. Voi vi seguireste? Bella domanda. Perché dai sempre spunti nuovi che ci indirizzano sulla strada giusta. Grazie Federica del tuo commento. Sì, io tra l'altro questa è una cosa di cui vado molto fiero e mi sento veramente un grande per questo, che ogni volta porto sempre argomenti diversi e riesco a spaziare, ad adattare tutta la formazione esterna, ad applicarla al network marketing. Pensate che
A volte sono arrivati in alcuni periodi nel mio business di network che ai miei non ho mai fatto training uguale per un anno di fila, cioè cose allucinanti. In questo periodo faccio contatti, come mi è stato insegnato dal mio sponsor, dice Monia, e dalla mia appliance. Succede però che le persone si inventano di tutto e di più per non prendere un caffè. È normale che mi sale la rabbia? Sì. Sì, Monia, è assolutamente normale. Non avere paura della tua rabbia, non aver paura di te stessa. Cerca però ogni volta di autoanalizzarti da sola e se possibile fatti seguire dal tuo sponsor, cerca di farti analizzare e farti dare dei consigli e dei suggerimenti, insomma, sulle cose che ci sono da migliorare. Perché credimi, ce la sto mettendo tutta, non ho problemi a vendere il prodotto, quello è un errore di tastiera sicuro, ma in questi giorni non mi si fila nessuno, è davvero dura. Attenzione, Monia, non è tutta colpa tua, non devi assolutamente farti carico di tutta la merda di questo mondo. Ogni tanto datevi più pacche sulle spalle, ascoltate il saggio consiglio di Riccardo Gasparro. Molto probabilmente è anche il periodo, perché purtroppo luglio e agosto a volte le persone sono un po' più addormentate. Stamattina ho fatto un post sugli ominidi, un ominide di nome Guido, andate a leggere il post, insomma, su quello che ha detto, lo trovate sulla mia fanpage. Io ho fatto l'esercizio dei 7 perché, ho capito quello che già avevo compreso, il mio obiettivo finale da quando l'ho compreso mesi fa è che la legge di attrazione gira e fa in modo che ci arrivi. Sì, ragazzi, è così, fate anche meditazione, aiutate. Io stamattina, come ogni giorno, ho fatto meditazione, 20 minuti. Mi sono messo lì senza nessuno, mi sono rilassato, ma un po' di respirazione. Via tante paturnie e cose, mi sono messo lì, ho focalizzato la mia energia, ho fatto meditazione. Il successo è un insieme ci servono tanti ingredienti. Seguo solo chi ha risultati reali, dice Daniela, raggiunti con lavoro costante e dedica, contribuisce al miglioramento altrui, viene da sé il perché io seguo te. Grazie Daniela, grazie. Buon pomeriggio a Diamond, sono riuscito a collegarmi solo ora, la risento da capo appena concludi. Sì, fidati perché anche all'inizio, per chi si è connesso adesso, ho detto un sacco di cose. Svolgo da anni, dice Salvatore, subacquei, ma ho dovuto specializzarmi per essere sempre in sicurezza, sia per me sia gli altri, quindi ho studiato per anni e continuo a farlo. Chi non si forma si ferma. Per molti questi ragionamenti sono frasi scontate. Queste cose che hai detto sono cose scontate, invece sono il segreto del successo, perché infatti lo dice anche Napoleon Hill, maledizione. Una volta acquisite le conoscenze, bisogna organizzarle e metterle a frutto per un obiettivo preciso. Quindi senza obiettivo non andate da nessuna parte, mediante piani, progetti e programmazioni. Non potete vivere la vostra attività di network senza una programmazione e con la paura di mettervi gli obiettivi perché avete paura di non raggiungerli, perché tanto lo so che è questo che mi frulla nella testa. Siori. Nel caso contempliate, no, no, sono andato avanti. Il sapere non vale nulla se non viene applicato in pratica per uno scopo determinato. Non fate la fine come di quelli che studiano, studiano, studiano e poi tutto questo sapere non sanno che farci, se lo tengono nel cranio, così non agiscono mai. Se vi specializzate, raggiungete una conoscenza specialistica, ma non applicate tutte le nozioni che avete appreso, imparato, sperimentato, eccetera, eccetera, non vi mettete all'opera. All'atto pratico, voi sarete dei meravigliosi geni disoccupati senza un euro sul conto. Volete essere questo? Che risposta date a questa domanda? È tutto molto semplice. Nel caso contempliate l'idea di iscrivervi a corsi scolastici supplementari, stabilite per prima cosa il motivo per cui volete acculturarvi maggiormente. Vedete che vi parla sempre dell'obiettivo? Poi informatevi presso fonti attendibili. Altra cosa importante, non dovete dar retta a tutti quelli che vi capitano online. Io ve lo dico sempre, dovete fare attenzione da chi prendete le informazioni, da chi comprate corsi, perché altrimenti il rischio di buttare soldi con la pala è altissimo, perché acquistate merda che non vi serve a niente. Vedete che c'è tutto in Napoleon Hill?
Nel caso stabilire fai formare fonti attendibili dove possiate ricevere tale completamento educativo, cioè dove possiate ricevere le informazioni che veramente vi servono. Cioè, questo è il succo. Fighissimo, Napoleone spiegato dal Vate Riccardo Di Gasparro. Siete d'accordo? Sono un fenomeno, cioè mi sto esaltando da solo, incredibile, sono un fenomeno, sono un fenomeno, sono un fenomeno. Poi, gli uomini di successo in qualsiasi campo professionale non rinunciano mai all'istruzione perpetua, a quello che vi ha detto Vincenzo. Io continuo a studiare come quelli che si sentono arrivati dopo 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni di network. Non siete arrivati da una minchia di parte. Io, diamante, 400 capponi fatti in 25 giorni, blog numero 1, continuo a formarmi, a studiare. Perché ancora non ho raggiunto i miei nuovi standard, i miei nuovi obiettivi. C'è sempre da migliorarsi, da studiare, non arriverete mai. Anche Richard Branson ha cose da imparare, da studiare, sempre. Non a caso lo dice Napoleon Hill, gli uomini di successo in qualsiasi campo professionale non rinunciano mai all'istruzione perpetua, perpetua, specie in relazione al loro settore, ai loro affari o all'obiettivo che si sono posti. Dovete formarvi di continuo, non potete fare una settimana che state a 3000 e vi sentite i mega mentor laptop lifestyle da 7 figure al giorno e poi il mese dopo avete una psicologia debolissima, mollate perché vi avete scazzato e perché non siete felici che magari le cose non sono andate come previsto. Cioè non è così, dovete istruzione perpetua, dovete formarvi in modo perpetuo nei vostri prodotti, nel vostro metodo di lavoro, dovete sperimentare per farlo a occhi chiusi, per la vostra crescita personale, per la vostra psicologia, per le vostre credenze potenzianti, depotenziali, c'è da lavorare da tutte le parti. E dovrete formarvi in modo costante, perpetuo, come dice Napoleon Hill, specie in relazione al settore in cui operate, ovviamente, perché se vi specializzate in una cosa non è che poi potete dedicare tempo a specializzarvi in come si mangia la Nutella con la salsiccia. Cioè capite bene che dovete essere intelligenti. Perché vi ho detto questa cosa? Perché molti investono il loro tempo in modo sbagliato, anziché approfondire quello che fanno, studiare veramente il business che fanno per diventare degli specialisti, eccetera, eccetera, dedicano tempo ad approfondire stronzate che non servono a niente e che poi non gli portano successo, crescita, eccetera, eccetera. Poi si lamentano, ma il network marketing, la vendita diretta, la guai, la merda, non funziona, ma è difficile. È difficile perché sei un idiota che non studia. Poi deve arrivare Riccardo Di Gasparo a insultarti. È difficile perché tu sei una capra che non studi, dovete ammetterlo. Dovete fare come Riccardo Di Gasparo, vi comprate i libri. A Natale mi sono regalato 300 euro di libri, questo è stato il mio regalo, ok? Le mettete lì con questo e le sottolineate le cose, come ogni volta. Mi sono preso questo prima che mentre le leggevo, studiavo e applicavo di nuovo, magari c'era qualcosa di nuovo da sottolineare, subito lo sottolineavo. Non ce la fate perché non diventate degli specialisti in quello che fate, non ce la fate perché non vi focalizzate. Chi sta scendendo da qui dietro? Com'è la cosa dello spogliarello? La musichetta? Come va? No, ste cose le vedo solo io. In privato voi tappatevi gli occhi, per favore, okay. Un po' di rispetto, vai a produrre sopra ad allenarti le chiappe, che poi le devo, ok. Beh, allora, detto questo, non entriamo in una sessione porno improvvisa, sennò poi qualcuno si offende, cose. Allora, detto questo, avete capito quello che vi sto dicendo? Ragazzi, è così, Di Gasparro tutto fresco, come viene. Va bene ragazzi, gli uomini di successo, il tema del giorno è la specializzazione. Una lezione che è qui, la strada per le conoscenze specialistiche. Ah, altra cosa importante,
Per raggiungere il top nella conoscenza specialistica dovrete circondarvi di persone che vi stimolano, di persone che veramente vi aiutano a dare il meglio di voi, e possibilmente dovrete sempre circondarvi di persone che ne sanno di più di voi. Io ogni volta che becco uno che ne sa più di me su una cosa, io mi esalto, divento improvvisamente felicissimo, contentissimo ed entusiasta, perché posso apprendere, posso fare un'unione di cervelli con una persona più in gamba di me. Avete capito? Quindi attenti, se vi fate influenzare, se siete circondati da ominidi, capite bene che il massimo che potranno insegnarvi è come si fa la lancia legata con la corda nel 2020. Tradotto in network marketing, fare contattare le persone a freddo per strada o andare a mettere i volantini di merda nelle cassette delle poste delle persone, che io veramente vi prenderei, veramente mi fate dire poi cose brutte, ok? Però lo leggo, lo leggerò, intanto ascolto le tue devastanti relazioni. Sono d'accordo con te. Napoleon Hill, letto e raccontato da te, il top. Sono contento perché io poi ve la faccio spiccia. Ok. Sono sicuro che a voi di me vi piace quello. Che non sto a menarvela più di tanto con paranoie, eccetera, eccetera. Avete capito? Io poi, queste sono le cose più importanti che ho sottolineato. Minchia, ogni volta vi faccio 40 minuti, minimo 45 minuti, su un'ora filati a parlarvi e rispondo nel frattempo alle domande. Sono un genio, è incredibile, Riccardo, incredibile. Mamma mia, quanto mi amo. Ok? Quindi ragazzi, se avete delle domande da farmi, fatele ora o mai più, perché io tra 5 minuti chiudo. Ok? Bene ragazzi, se avete delle domande da fare, questo è il momento, potete sfruttare Riccardo Di Gasparro, il suo sapere, eccetera eccetera. Stai bene con i capelli corti, meno male, attaccateli, vedete, tutti quelli che hanno avuto da ridire, no, perché di qua e di là, tanto io sono bello lo stesso, vi dirò di più, posso farmi anche i capelli rasati a zero, io mi piaccio lo stesso indipendentemente dal mondo circostante, io mi amo alla follia, per questo riesco ad amare tantissimo la mia metà e mio figlio, come quelli che non si amano. Questa è un'altra cosa molto sottile e importante, come quelli che non si amano, non hanno rispetto di loro stessi e dicono di amare il prossimo. Siete dei falsi, non è vero. Nessuno che non ami, nessuna persona che non ami prima se stessa può amare davvero veramente il prossimo, indipendentemente dalla famiglia, gli amici, le conoscenze, i fratelli, sorelle, cose. Amatevi prima voi, amatevi prima voi, sembri pure più giovane e ancora più giovane. Vedete? Ogni azione che faccio mi migliora, ogni azione che faccio mi porta al raggiungimento di obiettivo. Le due pubbliche riflessioni sto calco. Amore, cosa mi hai mandato? Che bellissima la mia pubblica riflessione. Cosa? Chi è? Ma è grave? È grave? Stai insultando qualcuno? Ok, a posto. Allora ti rispondo appena finisco la diretta con questi tipi qui online. Va bene? Bene. Dai, lo so, intanto domande su questo argomento so che sono un po' complesse, perché l'argomento in sé non è proprio del tutto semplice, quindi capisco. Ok, in ogni caso, se avete delle domande, poi potrete farmele comunque anche a video terminato sul canale YouTube, potete lasciarmi i vostri commenti, iscrivetevi al canale YouTube, cliccate lì, che cose fate, ok? Quanto è vero quello che hai detto? Eh sì, Anna Maria. Sì, perché bisogna molti, immagino sia
questa cosa, questa frase che hai detto in relazione all'amore verso se stessi, in funzione di eccetera, eccetera. Più che altro sei stato chiarissimo. Sono contento, sono contento. Ok, io un caffettino me lo so fatto, sono le 4:30. Ariele, da quant'è che sta dormendo Ariele? Dalle 3 meno un quarto, 4 meno un quarto, 5 meno un quarto, saranno 2 ore. Quindi mi è rimasta mezz'ora, la sfrutto forse per leggere un attimo, eccetera, eccetera. Va bene? Dai ragazzi, vedo che non avete domande, non tiriamola troppo a lungo. Di materiale su Planet di Gasparro ne avete veramente tanto. Tra canali YouTube, blog scritto, video, cose, mi raccomando, duplicate queste informazioni ai vostri perché sono sicuro che li aiuteranno molto nella loro crescita personale, sviluppo personale. E poi ragà, non vi parlo, lo vedete da voi, non vi parlo di fuffotica, varie, di minchiate, sono cose utili, studiamo insieme, ok? Cose, libri straordinari, e quindi ne vale la pena. Va bene? Dai, fatemi scappare al lavoro, devo andare a studiare, fare altre cose e poi devo portare pure al parco, il mio cinghiale. Va bene? Buona giornata a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Da Riccardo Di Gasparo è tutto, shirt up, come dicono gli americani. Ok? Ciao.